Oggi proviamo dei colori nuovi, la gouache della My Mary. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Eh sì, come vi ho anticipato, oggi proviamo una gouache, la gouache della My Mary. Mi è stata inviata dall'azienda questa bellissima confezione di gouache e non posso certo lasciarla così impacchettata ad aspettare chissà cosa. No, lei aspetta solo voi per essere vista in azione. E allora, senza perdere tempo, lascia un pollice in su, condividi il video e spostiamoci sul piano del lavoro per vedere come funziona la gouache della My Mary. Ed ecco qui la nostra confezione di gouache My Mary extra fine, 12 tubetti da 20 ml in questa bella confezione cartonata e sigillata. Allora, apriamole insieme, facciamo proprio un unboxing, perché proprio mi andava di aspettare voi per avere le prime impressioni su questo tipo di prodotto. La confezione già visivamente è molto bella, dall'esterno, con questo involucro di cartone, perché richiama di più alla matericità proprio grezza della gouache e appunto fa vedere che è un esempio di quello che si può fare, questa tipica pittura piatta, però nello stesso tempo coprente e vivida nei toni. Ma adesso andiamo a vederle. Sfiliamo la confezione e appare l'astuccio vero e proprio con il logo della My Mary e voilà, ecco qui la nostra gouache. I tubetti mi piacciono, lo stesso logo della parte esterna, ma a me piace molto questa parte del tubetto lasciata così color piombo, mi piace tantissimo. Ma adesso vediamoli all'opera. Ho qui una tavolozza in carta sulla quale metterò tutte le mie gouache. Nero. Le gouache essiccano molto velocemente, quindi mi devo sbrigare. Oltremare. Sempre il più difficile, è il pigmento più difficile, sempre. Guardate la quantità di medium che è venuto fuori dall'oltremare, è sempre il più difficile come legame. È seguito dai verdi, infatti anche i verdi sono dei... Vabbè, ma questo farà sì che la nostra gouache non essicchi in frettissima. Vi ricordate che vi ho detto che per certi aspetti mi ricordavano l'olio? Proprio per questa formulazione con un medium che li tenga appunto più in fase cremosa. Ed eccoli qua, tutti in tavolozza. Ho preparato un foglio dall'album della Fabriano in cotone 50% per acquerello, quindi sto usando un foglio per acquerello e adesso andiamoli a vedere insieme. Naturalmente poi userò un foglio colorato per quanto concerne il bianco per farvelo apprezzare. Come pennello uso un Tintoretto sintetico oro numero 10. E comincio a prelevare il colore dal nero che metto qui. Ecco, guardate che meraviglia, che coprenza, che stesura, che lavorabilità. Voi dovete guardare la certezza dei margini quando passa il pennello, la facilità di stesura, è meraviglioso. Quando la gouache è poco idratata, lascia visibile la grana del foglio. In quel caso dovete aggiungere acqua. Finché riesce a colorare bene tutta la grana del foglio, guardate il nero. Ora facciamo un nero leggermente più diluito o semplicemente intinto nell'acqua
il pennello e guardate fino a che grado di grigio riesco ad andare. Posso anche andare a sfumare maggiormente, ma non lo faccio più perché non mi va di snaturare il nero, quindi mi fermo a questa gradazione, ma potrei tranquillamente raggiungere gamme ancora più chiare. Provo il blu, lo provo prima in purezza, semplicemente col pennello bagnato, lavorandolo un pochino qui accanto. Meraviglioso anche lui. Bellissimo. Allora, una copertura per questi colori meravigliosa, non lasciano la striatura, riescono a permeare il foglio in tutta la sua grana. Ora bagno un po' e faccio quello che ho fatto per il precedente, lo allungo, vedete? Non diventa mai trasparente come l'acrilico, come l'acquerello, ma diventa sì più leggero, ma rimane sempre con questo tono un po' più pastellato che lo caratterizza, che è data dalla presenza del pigmento bianco all'interno della sua formulazione. Ma anche questo è veramente bellissimo. Allora, sono delle gouache molto molto pigmentate, mi piacciono molto, non sono gouache da poco conto, eh? Queste qui della Memery, guardate che carica di pigmentazione che hanno e guardate anche nel diluito che carica di coloritura che hanno, quindi le trovo molto belle anche perché non perdono in brillantezza, i toni rimangono squillanti, accesi anche da diluiti. Andiamo con un bel celeste, che meraviglia, che meraviglia di toni, che vivacità. Io spero che la videocamera riesca a farvi capire la vivacità di questi toni. Ora vado con una forte diluizione, voilà, ma guardate quanto riesco a stirare con una sola carica di pennello il colore, che meraviglia, e neanche una striatura, stupendo, perché vado alla striatura, perché io dalla tempera voglio il risultato del colore piatto, quindi la striatura mi andrebbe a dare fastidio. Adesso il pigmento più problematico tra i pigmenti, il blu oltremare in generale, infatti quando io vi faccio i sample ve li faccio sempre in blu oltremare, perché se riesce il colore in blu oltremare riesce in tutte le tinte, è proprio cornutello come pigmento secondo me. Fa i dispetti. Però devo dire che anche questo ha una bella coprenza. Ok, lo bagno molto. Stupendo, stupendo. Mi sto innamorando, ragazzi, mi sto innamorando. Io carico anche dei miei commenti queste recensioni perché voglio che sentiate proprio lo stato d'animo che si prova. Che bello, bellissimo questo tono di verde. Ora vi scrivo tutti i numeri, non vi preoccupate. Allungo con molta acqua. E ancora avrei voluto allungare. Che bello anche così. Una notazione tecnica: mi piace molto questa gouache della Memery perché il pigmento è molto presente,
E voi direte, beh sì, guarda che carica di coloritura che ha. Sì, ma non solo in questo, è presente anche nella sua natura propria. Allora, chi usa i pigmenti sa che ogni pigmento si comporta in maniera differente. Ci sono pigmenti che appena li bagnate risucchiano tutta l'acqua, pigmenti invece che sono più restii a mescersi con l'acqua. Pigmenti che rimangono sempre secchi anche quando, cioè, bevono l'acqua, dopodiché dopo pochissimo essiccano perché hanno proprio una natura più asciutta. E devo dire che questi pigmenti, una volta spremuti sulla tavolozza, sebbene appunto fuoriusciti da tubetto, quindi non fatti da noi, spremuti su una tavolozza, mantengono le caratteristiche di ogni colore, cioè ci sono colori che essiccano prima, come l'ocra e il giallo, colori di media essiccazione come il rosso e più granulometrici, colori invece più difficili che hanno più bisogno di un legante come blu oltremare e verdi, perché tendono proprio a essiccare in maniera super veloce. Proviamo il terra di siena bruciato. Che belli, che intensità, che vivacità, che belli. Proprio belli, belli sti colori. Complimenti alla My Mary. Belli, belli. Guardate, vedete cosa vi dicevo, le terre, no? Proprio si vede la terra, si vede che all'interno c'è la terra, la terra di Siena, dico, quel rilascio che deriva dal pigmento, quindi non sono fatti con i coloranti, ma sono fatti con i pigmenti. Questo volevo dire, perché bisogna anche fare un discernimento tra un colore fatto col colorante sintetico e un colore fatto col pigmento. Meraviglioso. Belli. Andiamo al rosso, acqua, acqua per il rosso. Eccolo qui. Che meraviglia di rosso, guardate, anche sulla tavolozza, già è stupendo. Voilà. Ma che bello. Proprio dei colori vellutati, vellutati. Ora vado avanti, li metto tutti, se no con i miei commentini non finisco più e poi alla fine faccio un riepilogo generale. E per provare il bianco userò un cartoncino blu. E ovviamente tutti i colori possono essere usati su cartoncino colorato. Ok, vi faccio vedere anche un rosso cartoncino colorato. Ovviamente su cartoncino colorato si daranno più mani di colori e un verde mettiamo anche. Ora, il tempo che loro essiccano. Sono colori patriottici, il tempo che loro essiccano verrà fuori il colore. Io nel frattempo vi scrivo le numerazioni. Ok, adesso vi faccio vedere i vari colori, sia in palette. Allora, guardate come i colori asciughino un tono più mezzo tono, no, un tono, sono abbastanza fedele, un mezzo tono più chiaro del prodotto bagnato. Questo da me è evidente, non so se in videocamera risulti evidente. Ora, sui colori scuri, sui fondi scuri, per far performare bene la vostra gouache, ma io dico anche sui colori chiari, datene sempre, voilà, due mani.
perché questo porterà la copertura totale e quindi al tono. L'importante però è sapere che la gouache, come vi ho detto nel video sulla gouache, rinviene al passaggio, quindi il secondo passaggio delle campiture deve essere molto veloce, se no il colore rinviene. Per esempio, io sul rosso ho tergiversato e, non essendo questa una carta da acquarelli, mi ha fatto portare via un po' di colore. Adesso parliamo di altri colori, non quelli che ci sono in palette, ma quelli che vogliamo creare noi. Vediamo come vengono. Allora, se io volessi un bel violetto più intenso, potrei prendere del rosso scarlatto, del blu oltremare, eccolo qua, acqua, ancora un po' di rosso, un po' di blu, mescolo, ecco qua il mio bel violetto, 1, 2, e potrei farmi una gamma di violetti a diverse intensità, più rosso, meno rosso, più blu, meno blu. Fino ad arrivare al viola perfetto, quello almeno che intendo io per viola. Nelle varie gradazioni, anche qui posso diluirlo, quindi i colori anche tra di loro si mescolano benissimo e si prestano per creare le tinte mancanti o le tinte di mezzo. Se io volessi un ciclamino, metterei ancora un po' di bianco. Ora però vi faccio vedere una cosa. Come vi dicevo, i colori sono sempre rinvenibili. Vediamo se questi rinvengono una volta che passo l'acqua. Visto, sì. Però devo dire che sono più stabili, sono molto stabili, rinvengono, ma lasciano ben evidente la traccia principale. Quindi è possibile di ridipingerci senza tirare via tutto quello che c'è sotto. Altra cosa, si sfumano tra di essi? Certamente sì, basta bagnare e portare da una parte e dall'altra. Prendere un po' di nero. Adesso guardate, faccio qui una sfumatura. Portarlo verso il blu, prendere un po' di blu, portarlo verso il nero e fare andare l'uno nell'altro, appunto, miscelando i colori. Possono anche essere sfumati in tavolozza, quindi, che ne so, prendendo, volendo andare dal nero al blu, metterò qui il nero, dall'altra parte il blu, poi bagno il blu, lo sfumo dentro il nero e viceversa. E voilà, le sfumature possono essere fatte, anche le cangianze di colore e i trapassi di colore da un tono all'altro. Cosa dire di queste tempere? Molto belle, proprio stabili. Guardate, io passo il dito e non viene via nulla. Guardate la vivacità del colore, che bellezza. Anche i toni fatti da me sono molto vividi e belli. La capacità di sfumatura mi piace molto. Aspettate che adesso, ora poi si asciugherà, vi farò le foto anche di questi sample di transizione da un colore all'altro, diciamo così. Colori vividi, sia usati in pienezza che in trasparenza, bellissimi anche su fondi scuri. Il rosso è stata colpa mia, perché siccome c'è
la cunetta del foglio che non è per l'acqua, il guazzo è scivolato a destra e a sinistra, ma dove il foglio si è mantenuto piatto, vedete, guardate che pienezza di colori. Quindi dei colori molto 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 belli. Vi metto in info box, se trovo, la confezione che ho usato io e tutti i materiali che ho usato io per stenderli. È un modo veramente carino per avere un insieme di colori a portata di mano che veramente dureranno tantissimo, perché questi non essiccheranno mai, non sono come i colori ad olio, come gli acrilici. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, pollice in su, vi lascio le foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Molto interessante questo prodotto. Vi lascio in descrizione il link dove potete trovare e acquistare questo prodotto. È un prodotto meraviglioso, un colore bellissimo che anche io ho scoperto in tarda età. La gouache, come infatti avrete sicuramente notato, non è stata mai trattata moltissimo su Arte per Te, perché è una delle ultime tecniche pittoriche che io ho affrontato nella mia formazione artistica e di cui non ho fatto a tempo tanto ad innamorarmi, fino a quando un lavoro esterno al canale, esterno alla mia vita social, mi ha riportato a lei, riattingendo alla mia memoria storica su ciò che avevo imparato di questo colore. Me ne sono reinnamorata tanto, fino a che ho anche sperimentato la composizione della gouache. Anzi, se siete interessati a sapere come si fa una gouache homemade, un'ottima gouache homemade, lasciatemelo scritto qui giù tra i commenti. Sì, Ombretta fa la video ricetta, ma intanto, se volete subito mettervi all'opera, questa gouache della My Mary è davvero speciale, extra fine, come proprio c'è scritto nella confezione, che non mente. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, confido nel fatto che mi abbiate già lasciato un pollice in su se non lo avete fatto. Monelli, grazie se lo farete. Noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao.